Salve carissimi amici YouTube, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi vi parlo di Diabolik Magnum, l'ultimo Magnum uscito con questa bella copertina sbrilluccicosa ed è la prima che per l'appunto vediamo nel Magnum così brillante, questo perché vuole festeggiare 100 volte in gioco, in particolare partendo dal fatto che bisognava festeggiare i 100 anni di Angela Giussani, se fosse stata ancora viva. La scelta all'interno di questo bel blocchetto di 600 pagine di storia fumetti più editoriali e quant'altro è stata quella di inserire alcuni dei centenari, quindi i numeri 100, in particolare il 100, 200, 600, 700 e 800. Dopo la sigla vi dico brevemente che cosa ne ho pensato dopo aver letto questo volume. Sigla. Come dicevo, questo volume, come al solito, come per tutti i Magnum, è composto sia da una parte di storie a fumetti che vanno a convergere con un certo determinato tema, ma anche degli editoriali che il più delle volte approfondiscono la tematica della storia appena letta o che si andrà a leggere, ma in questo caso si è scelta una via leggermente diversa. In primo luogo c'è una vecchia intervista ad Angela Giussani, un'intervista del 73, davvero molto ricca e molto sfaccettata, che va a mostrarci un po' chi era questa donna, cosa ha fatto, cosa ha vissuto, come è arrivata un po' al suo successo, tutto tramite le sue parole. Devo dire che occupa una buona parte del primo editoriale, con anche in qua e in là, vi faccio vedere giusto quello, il primo di Mario Gomboli, anche dei ricordi da parte della redazione per l'appunto sulla figura di Angela Giussani. Quindi un bel editoriale bello ricco che arriva indicativamente fino alla pagina 34, quindi le prime 30 pagine sono questa bella intervista ripresa, non ho capito bene da dove, perché viene segnalata che è dall'archivio storico, ma non ci viene detto dove era stata pubblicata originariamente. Poco male, non è quello l'importante. La prima storia proposta è La morte di Eva, il 100° numero per l'appunto di Diabolik, un numero che parte veramente a bomba con una donna in automobile che fa un incidente, arriva la polizia, arrivano tutti quanti, scoprono che Eva ed è per l'appunto morta. Diabolik è un po' preoccupato perché Eva si è allontanata in maniera un po' strana, un po' sospetta, non sa bene che fine abbia fatto, che fine non abbia fatto, e scopre che per l'appunto è morta e deciderà di fargliela pagare a chi è stato di conseguenza. È un numero 100 che ha quindi delle tematiche molto forti, molto intriganti, delle idee molto interessanti. Ovviamente viene da sé, viene molto facile immaginare che Eva in realtà non sia morta, che ci sia qualcosa dietro, che lascio però a voi il gusto di scoprire per l'appunto nel corso della lettura. Ci viene poi fatto un editoriale sui personaggi famosi che hanno fatto parte in una qualche maniera delle varie storie di Diabolik. Mi è dispiaciuto di una cosa in realtà, perché per alcune ci viene mostrata sia chi sono che la loro versione diabolica, ma nel testo ne vengono elencate molti più personaggi famosi e quindi sarebbe stato carino, ecco, o citarne un po' di meno mostrandoci anche le varie controparti, oppure provare a mostrarcele tutte magari un pochettino più in piccolino. Non era così fondamentale, però sinceramente vedermi citare dei nomi e poi non avere un corrispettivo visivo mi ha un po' dispiaciuto, questo perché ovviamente nella storia antecedente c'era un volto noto e quindi dell'epoca, e quindi per l'appunto si è fatto questo editoriale un po' particolare, un po' sui generis, ma che ho apprezzato. La seconda storia è La morte sulla collina, il 200° numero di Diabolik, che vede una giovane pulzella scoprire che nella sua agenzia dove lavora c'è qualcosa di losco, tornare dalla sua famiglia di contadini fuori città, fuori Clerville,
E da lì comincerà un vero e proprio assedio tra i criminali che vogliono prendere questa ragazza e ucciderla, apparentemente, e i contadini. Nel momento in cui le cose andranno storte, i contadini chiederanno l'aiuto di Diabolik. Chiederanno l'aiuto di Diabolik perché sanno dove sta, sanno chi è e sanno che potrebbero ottenere aiuto da lui. Vi faccio questo breve spoiler in realtà perché è una cosa che avviene abbastanza sulla prima parte della storia e devo ammettere che mi è piaciuto come capitolo. È un centenario strano in cui non si fa un furto particolare, ma ci si concentra sul rapporto che c'è per l'appunto tra Diabolik e questi contadini che per la prima volta gli vanno a chiedere aiuto in una storia di vendetta abbastanza intrigante ed intricata che risulta molto suggestiva e dove, se vogliamo, anche la fame d'oro, la fame di successo, la fame di diventare ricchi il prima possibile ha la meglio e ci mostra le conseguenze che questa ha sulle persone, quindi anche una tematica piuttosto particolare, molto molto bello, molto interessante. Dopodiché l'editoriale successivo ci parla dei grandi Diabolik, in particolare perché in alcuni grandi Diabolik sono ricomparsi dei personaggi celebri degli albi antecedenti. In particolare questo contadino è di fatto riapparso in una qualche maniera nel secondo grande Diabolik, la Medetta ha la memoria lunga, dove purtroppo, viene da dire, fa una tragica fine. E da qui parte un po' a parlarci di quel grande Diabolik e dell'importanza che ha avuto per certi personaggi del mondo di diabolico. Il numero successivo è il giorno di San Valentino, il 600° numero. Eva farà un furto per i fatti suoi. Eva, che sembra essere abbastanza strana, agisce in maniera strana, Diabolik non sa che fine abbia fatto, che qualcuno potrebbe dire ricorda un po' il numero 100, in una qualche veste potrebbe anche darsi, però qui si capisce che Eva non la racconta giusta fin dall'inizio, per poi proseguire nel corso della tutta lunghezza della storia senza riuscire mai veramente a inquadrare cosa stia davvero facendo Eva, con Diabolik che cercherà in tutti i modi di capire che cosa le stia succedendo per poterla aiutare, arrivando anche ad uno scontro tra i due abbastanza interessante. È una storia che si basa su una premessa che non mi ha fatto in realtà troppo impazzire, nel senso che le motivazioni che fanno sì che Eva faccia quello che fa mi è sembrata un po' buttata lì, però diciamo che il contrasto tra i personaggi l'ho gradito particolarmente ed è una storia che sinceramente mi è piaciuta, ci stava, ecco, in qualche modo come centenario. Vi ho detto che per l'appunto si è passati dal 100 al 200 al 600. Perché hanno saltato 300, 400, 500? C'è un editoriale apposito nel quale ci viene spiegata un po' alcune complicazioni dovute alla numerazione di Diabolik, al fatto che non c'erano delle ristampe, quindi ad un certo punto si è cominciato a ristampare all'interno dell'inedito le storie di Diabolik, cosa che ha sfalsato i centenari che sono stati pubblicati ma che in realtà non erano davvero centenari, un po' di complicazioni che vi ho spiegato male in queste poche parole ma che effettivamente sono un po' quella motivazione di fondo. E poi presente 700 Lacrime di Sangue, storia che avevo letto in realtà anche non troppo tempo fa perché è uscita da recentemente poco sul Diabolik R, sulla ristampa di Diabolik. Qui abbiamo una archeologa interessata a ricercare questo tappeto magico, tappeto mistico del passato sulle quali ci sono 700 lacrime di sangue. Per poter ottenere l'aiuto di Diabolik faranno un po' di magheggi lei e un suo assistente e poi da lì partirà un po' la caccia al tesoro tra le varie parti. È una caccia al tesoro nuda e cruda in realtà, molto schietta, che ha nella sua parte finale diversi colpi di scena, secondo me ben orchestrati, e quindi risulta un albo decisamente più che godibile, con tutti e quattro i personaggi principali, quindi con tutti e tre i personaggi principali, Eva, Diabolik e Jinko, ben diciamo ben giostrati all'interno della storia stessa.
C'è poi un editoriale strano, ma che mi ha fatto piacere leggere, ovvero sia un editoriale su tutti quei personaggi che sono tornati una seconda volta, spiegando anche perché è difficile far tornare i personaggi in Diabolik. Principalmente è un motivo molto semplice, quello della continuity. Se cominci a far tornare i personaggi, questi si portano dietro il loro background, ed è una cosa che si cerca di evitare per non far sembrare troppo pesante e complicata la lettura a chi magari acquista un albo saltuariamente. E quindi proprio il non avere continuity fa sì che quelle poche volte che ci sono dei personaggi che tornano, tornano una seconda volta tendenzialmente, ed è davvero difficile, nell'editoriale ci viene spiegato, farlo tornare già una terza. Con alcuni è successo, in particolare per alcuni personaggi che hanno avuto dei ruoli importanti nei grandi Diaboli, che è facile che lì abbiano continuato o siano ritornati anche a più riprese, perché per l'appunto è una pubblicazione a parte, una pubblicazione un po' distinta dal Diaboli, che lì si è osato anche questa strada qua. E poi presente 800 lacrime di sangue, volume che in realtà avevo acquistato ai tempi dell'uscita, quindi sono due volumi che ho, che vedono ancora Magda, l'archeologa, andare alla ricerca di un altro tesoro, questa volta dei cristalli, e visto che le cose si faranno complicate chiederanno l'aiuto al buon Diabolik, che in qualche maniera sarà chiamato a dare una mano, risolvere un po' di magheggi. Rimango molto vago sulla trama, però questa un po' è il riassunto. Devo dire che la differenza tra 100-200 e 700-800 è abissale. I primi due sono comunque storie ad alto impatto emotivo, con diversi colpi di scena, con una sospensione, un thrilling secondo me molto azzeccato e molto forte anche oggi. Gli altri, concentrandosi più su la ricerca di un tesoro, che comunque è vero che sì, a un certo punto ci saranno diverse parti in gioco e quindi ci si creerà un po' di tensione tra le varie parti in causa, ecco che si innesca un po' il thrilling, però c'è meno mordente, diciamo che c'è sì Diabolik, ma è meno tirato in causa rispetto a invece il capitolo 100-200 e se vogliamo anche il 600, dove per l'appunto il rapporto tra Diabolik ed Eva e Diabolik in primis sono il perno della storia in sé e per sé. Ci viene poi presentato l'annata Diabolik per come finirà, un po' di anticipi sul Diabolik che usciranno, vari numeri, il Cult, la nuova testata che uscirà, che è una riproposizione di alcune storie molto belle del passato. Si partirà con Diabolik Chi Sei, a cui sarà legato una doppia coppia di mazzi da carte, cosa che probabilmente me lo farà prendere, il grande Diabolik estivo. E poi ci parla un po' del fatto che nel corso della fine dell'anno, anche per festeggiare i 60 anni del personaggio, ci saranno una serie di albi, settembre, ottobre, novembre, se non ho capito male, che saranno strettamente correlati, quindi potrebbero interessarmi un po' per festeggiare l'anniversario dei 60 anni di Diabolik. Probabilmente prenderei il numero di novembre, però se tanto mi dà tanto mi conviene prendere anche settembre e ottobre. E poi niente, ci parla di gadgettare, ci parla di gadgettistica, ci parla dei film, un po' di informazione sul mondo diabolico, un po' per comprendere, per concludere l'albo. Un albo che secondo me funziona, che può essere di gran appeal per i lettori, sia quelli occasionali che quelli meno occasionali, per chi ha letto questi centenari o per chi non li ha mai letti, per poter un attimo entrare e capire qualcosa di più del personaggio di Diabolik, con delle storie, secondo me, proprio perché erano dei centenari, di qualità medio-alta. Il prezzo di copertina è di 7,90€, è comunque un prezzo, vi faccio vedere, è un prezzo più che accettabile per un malloppino del genere, dove per l'appunto abbiamo più di 600 pagine di tra fumetto, che sono ristampe, d'accordo, non hanno un costo esorbitante, però andando a ripescare le 5 storie di copertina, a meno che non le ritroviate effettivamente a 1€ l'uno, 2€ ce li spendete, e quindi avete già speso più dei 7,90€.
è vero che avreste gli albi originali, però li lascio un po' a voi. Ovviamente non è presente il numero 900 perché è uscito da veramente troppo poco e quindi giustamente non l'hanno voluto inserire per non svalutare un po' un albo che può essere ancora acquistato e può essere ancora di appeal per il pubblico. Questo è un po' quello che avevo da dire per voi per oggi. Nello spazio commenti ditemi la vostra: avete preso questo Diabolic Magnum? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Concordate col mio punto di vista? Non concordate? Discutiamone, parliamone ancora insieme qui sotto nello spazio commenti di YouTube. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!